Migranti, Salvini di nuovo indagato per sequestro di persona. Procuravano fratture per truffare le assicurazioni. 42 fermati. Banca Italia, nel 2018 il debito cresce di 5,3 miliardi. Il ministro dell'Interno Salvini è nuovamente indagato per sequestro di persona. Ad annunciarlo è stato lui stesso a Monza. Ci risiamo, questa volta il fatto l'avrei commesso tra il 24 e il 30 gennaio 2019, ha detto. L'istruttoria passata dalla Procura di Catania al Tribunale dei Ministri riguarda la nave Sea-Watch 3 bloccata per giorni al largo di Siracusa. Ai giudici che decideranno e ai colleghi ministri che vedo in queste ore hanno qualche dubbio, ha detto Salvini con una stoccata a Di Maio, dico che i porti italiani sono e rimangono chiusi. In cambio di poche centinaia di euro spezzavano braccia e gambe a persone poverissime ma consenzienti. Poi, con la complicità di avvocati e periti, incassavano ingenti rimborsi per un giro d'affari di 1.600.000 euro. Per questo, all'alba di oggi, 42 persone sono state fermate tra Trapani e Palermo con l'accusa di aver organizzato la truffa. In un caso, una delle vittime, un tunisino, è morto a causa delle gravissime fratture. Il debito della pubblica amministrazione nel 2018 è salito a quasi 2.322 miliardi, pari al 132,2% del PIL. È quanto comunica Banca Italia, che rivede al rialzo le stime diffuse a marzo. Le revisioni, spiega Via Nazionale, riflettono principalmente l'ampliamento del perimetro delle amministrazioni pubbliche definito dall'Istat in accordo con l'Eurostat. Sale di ora in ora il bilancio delle vittime in Libia. Secondo l'OMS sono almeno 147 i morti e 614 i feriti provocati dall'offensiva sferrata dalle forze fedeli ad Haftar. E un'autobomba è esplosa provocando altri feriti nella zona di Sidi Khalifa al centro di Bengasi, bersaglio il direttore dell'antiterrorismo Bargati, rimasto illeso. Il conflitto armato non è la soluzione, ha detto il premier italiano Conte. Sulla Libia vogliamo una soluzione politica. E questa era la nostra ultima notizia. Per tutti gli aggiornamenti potete sempre consultare il sito della DN Kronos. Grazie per averci seguito e arrivederci. Thank you.